Ve la ricordate la storia del sindaco Palazzi, il sindaco di Mantova, massacrato sui giornali? Credo che siamo stati l'unico giornale che abbiamo provato a difenderlo. Era una storia che si capiva dall'inizio, che non reggeva. È stato accusato di aver mandato dei messaggi osceni ad una signora che era una delle dirigenti di un'associazione privata, e che quindi di aver chiesto favori sessuali, di averla infastidita, di avergli chiesto di concedergli del sesso in cambio di finanziamenti. Scandalo clamoroso. Il Fatto Quotidiano non vi dico cosa ha fatto, poi dice: ma perché non, perché lui non si è dimesso da sindaco, ha detto che non era vero e non si è dimesso, e perché non si dimette, che vergogna. Poi magari, altro che scandali sessuali, magari poi pure le tangenti ci saranno state, magari pure. È stato archiviato in 15 giorni, è stato archiviato addirittura perché i messaggi erano manomessi, cioè non era vero niente, niente. Ci avete presente che vuol dire niente? Niente, non era vero niente. Io mi chiedo se domani i giornali chiederanno scusa. Ogni tanto io faccio questa domanda quando qualcuno viene assolto, ma non so perché la risposta poi è sempre la stessa. No, nessun giornale, vedrete che nessun giornale, poi se succederà, ve lo dico, se per caso domani qualche giornale in prima pagina, scusate, siamo dei cretini, abbiamo fatto una campagna contro un poveretto che non c'entrava niente, sarà un segnale positivo e ve lo dico. Voi magari pensate che io sono un fissato, ma così il giornalismo non va avanti. È un giornalismo che è fatto di plottoni di esecuzione, di giornalisti anche molto deboli professionalmente, che sparano merda in faccia a chiunque. Non può andare da nessuna parte. In Occidente, nel mondo occidentale, nel mondo, diciamo così, libero, un giornalismo così non va da nessuna parte.